Quest'anno, come ogni anno, la terza domenica di Quaresima, abbiamo celebrato una giornata che chiamiamo di solidarietà tra Chiesa Sorelle, come ci sta particolarmente insegnando anche Papa Francesco, a ricordarci che non esiste una missione di una Chiesa verso l'altra, ma esiste la missione della Chiesa. Proprio per questo, tra le Chiese è nato da ormai più di 50 anni una relazione di scambio di mutui aiuti nella crescita, in particolare tra la Chiesa di Ringa, la Diocesi di Ringa e la Diocesi di Bologna. 44 anni fa è iniziata una collaborazione in una parrocchia che si chiama Usokami. Dal 2012 poi la parrocchia di riferimento è diventata quella di Mapanda, ci sono sempre stati dei Fidei Donum e anche quest'anno abbiamo celebrato questa giornata di solidarietà, in particolare arricchita dalla presenza di Monsignor Tarcisius, il vescovo della diocesi di Iringa. Si è caratterizzata un po' con la messa episcopale di domenica scorsa e questa sera, 7 marzo, abbiamo una conferenza dove si sono concentrate un po' i nostri impegni, perché presenteremo anche un testo che raccoglie un po' di lettere di Don Tarcisio Nardelli, che è stato uno dei primi Fidei Donum partiti, ma soprattutto serve come testimonianza della missio che è iniziata a Bologna proprio con questo invio nella chiesa di Ringa, nella diocesi di Ringa. Ho trovato in cantina il cassone e lo scatolone con tutte le lettere di Don Tarcisio che mi aveva mandato a me, che poi le facessi girare, non era, nei 10 anni che è stato in Africa. Allora, guardando queste lettere, ho detto: cosa ne facciamo? Prima pensavo le do un archivio, perché sono interessanti, hanno tante notizie interessanti. E poi dopo con due amiche abbiamo detto: proviamo a fare una pubblicazioncina, ne prendiamo poche e proviamo a mettere in giro queste, sia perché vale la pena, hanno delle cose interessanti, raccontano proprio la vita della missione, e sia anche per dire in giro c'è questo materiale, se qualcuno mai ci volesse poi fare degli studi. 44 anni non sono pochi, certamente le cose sono cambiate per entrambe le diocesi, e questo significa che a un certo punto le due chiese cominceranno anche a salutarsi. Ma questo non significa un addio. È previsto una consegna della parrocchia di Mapanda tra qualche anno a un prete locale della diocesi di Ringa, ma certamente il consolidato rapporto di amicizia e anche di crescita reciproca nella Chiesa manterrà dei legami forti, non solo tra i singoli Fidei Donum che hanno partecipato a questa missione, ma diciamo come movimento, perché di fatto un mucchio di persone in questi anni d'estate ha attraversato la diocesi di Ringa e in particolare appunto le parrocchie di Usokami e Mapanda per fare un'esperienza missionaria. Sono sicuro, come conosco bene i nostri fratelli di quella diocesi, che l'accoglienza sarà sempre molto ampia, e anche noi vogliamo mantenere vivo questo legame di amicizia.